shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati sul Tour de France, siamo arrivati alla tappa numero 17. L'ho definita la tappa regina insieme alla numero 9 direi, ma questa forse ancora di più, la tappa regina del Tour de France. E arriviamo col morale a mille, in quanto Lutsenko ha portato a casa incredibilmente, ce l'ha fatta Lutsenko a portare a casa la tappa numero 16, anticipando la volata del gruppo. Qui ci sono ben due salite hors categorie e una salita di prima categoria, sono salite storiche per il Tour de France e c'è il Col de la Croix de Fer, il Galibier, insomma tante tante salite interessanti. E poi c'è però un arrivo dopo 28 km di discesa, mentre domani sarà tappa dove si arriverà sull'Isoar e ci sarà un arrivo hors categorie in salita. Però oggi si potrà fare grande differenza tra oggi e domani, quindi oggi e domani c'è il rischio che qualcuno possa saltare. Noi con Fabio Aru vivremo queste tappe da protagonisti, cercando sì di pensare a difendere la maglia, ma eventualmente anche provare ad attaccare, perché una di queste due tappe la vorrei provare a vincere, se riusciremo tutte e due. Ma l'importante, fondamentale, è arrivare alla tappa numero 20, quella di Marsiglia, la cronometro, con 2 minuti di vantaggio su Christopher Froome, che è una distanza che ci permetterà, penso, di poter sopravvivere e mantenere questa maglia. Adesso vediamo, quindi marchiamo Froome ma con un occhio al successo eventuale di tappa, mentre proveremo ad andare in fuga con Sanchez cercando di fare qualche punto per la maglia Pua, anche se la maglia Pua è di Fabio Aru e Fabio Aru con questi arrivi in salita potrebbe fare dei punteggi interessanti. I favoriti di oggi sono Alejandro Valverde, Quintana e Christopher Froome. Io penso che anche Nibali possa essere pericoloso, perché se scollinasse insieme a noi, cioè comunque se scollinasse per primo in discesa sarà molto pericoloso. E qui dice addirittura come obiettivo di guadagnare del tempo sui favoriti Froome e Nibali, di piazzarsi tra i primi 10 con Fuglsang e di conservare la maglia bianca con Lopez. Ma noi partiamo con Sanchez perché abbiamo intenzione di andare in fuga. Ecco, pronti a questo inizio di tappa. Eccoci pronti con Luis Leon Sanchez che veste la maglia Apua, anche se la maglia Apua ce l'ha realmente Fabio Aru. Allora noi diciamo qua dietro di fare un'andatura minima e invece con Sanchez proveremo a breve a far partire una fuga. Anzi, magari aspettiamo un attimo e seguiamo andatura minima, Valgren, non fare scherzi, andatura minima. Se qualcuno attacca proveremo a seguirlo. Visto che si parte con una leggera discesa, io direi magari di provarci, se non ci prova nessuno adesso, di provarci sulla salita di seconda categoria. Allora, qui ci sta provando qualcuno, no? Per ora non scatta nessuno. Io spero parta un fugone oggi, ma attualmente non sta partendo nessuno, quindi direi di andare così, senza grossi problemi. Allora, eccoci che tra un po' qui sarà il momento di scattare. Quando si inizierà la salita, l'imbocco della salita, scatteremo con Luis Leon Sanchez. Ci siamo quasi. Perfetto, sta scattando adesso gente, infatti. Non facciamoci cogliere impreparati. Se Valgren si spostasse potremmo scattare. Perfetto, lo scatto di Luis Leon Sanchez. Con attenzione, perché l'uomo che si muove è Thibaut Pinot, quindi oggi anche uomini, scalatori importanti, uomini di classifica come Thibaut Pinot, iniziano a muoversi. E ora vediamo di riuscire a rientrare. Ecco, infatti ora ci sta descrivendo proprio Thibaut Pinot, dicendo che è uno scalatore puro, capace di competere con i migliori in montagna, e che è arrivato, come ricorderete, terzo in classifica generale nel 2014, quando a vincere fu Vincenzo Nibali, quando vinse lui il Tour de France. Siamo fatti un attimino sorprendere, come, perché Valgren ci ha rallentato, quel pirla, scusate la parola, ma proprio un somaro di Valgren. Allora, stiamo intanto facendo un pochettino di sforzo per entrare, ma dovremmo farcela. Però occhio, perché oggi con questi scalatori Navarro è andato in fuga, no? C'è Formolo, c'è la Tour, c'è Kelderman, c'è Pinot e poi c'è Sanchez. E poi c'è un gruppo di contrattaccanti dietro di noi. Eccolo lì, Navarro, Bennett e Costa. Navarro era abbastanza prevedibile, in quanto Navarro vuole anche lui la maglia Apua. Però
Sarà dura perché con questi scalatori sarà dura fare i punteggi migliori, perché Sanchez non è a livello di Pinot in salita sicuramente. Però vediamo, senza andare addosso alle transenne, di riuscire a rientrare, se ce la facciamo. Perché stiamo comunque spingendo parecchio adesso. Il gruppo è 1 minuto e 37. Dai, oggi è tappa dura, ragazzi. Tappa regina è veramente dura. Si fa fatica anche a rientrare, però ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo a 13 secondi dal gruppo di Pinot. Stiamo raggiungendo Davide Formolo, che sta facendo fatica a rientrare. Ci chiede un cambio. Noi proviamo a darglielo, perché in questo momento davanti mi sembra che stiano rifiatando un attimino. Anzi, quasi quasi sprecherei uno scattino, quelle poche energie, per poi accodarci. Ma non è che serve granché. Dai, sì, abbiamo un buon ritmo. Stiamo andando a 45 all'ora con... Siamo su un leggero falso piano, 1.5% di pendenza. Noi facciamo una fatica bestia a rientrare. Davide Formolo potrebbe darci una mano, ma... Che fatica, ragazzi, che fatica. Si comincia a far fatica. Sanchez spreca molto per rientrare. Adesso ci metteremo a ruota una volta rientrati. Però il gruppo ci sta marcando stretti, 1 minuto e 30, quindi non ci sta lasciando troppo spazio. Ora siamo quasi finalmente rientrati, siamo a 5 secondi, stiamo provando a chiudere questo buco con una difficoltà estrema. Ci tocca per forza scattare, ragazzi, ma non ce la facciamo, ragazzi, una difficoltà immensa. Ecco, ecco, ecco che stiamo finalmente chiudendo, dai! Sanchez ha tutto, che fa una fatica incredibile, un ritmo altissimo questo qui. Ma dietro si sta viaggiando. Si sta viaggiando. Eccoci qua, che siamo a ruota. Ruota di Latour, ruota di Pinot, ruota di Formolo. Vediamo se rientra anche Navarro. Portiamo avanti un pochettino. Ora è il momento un po' di recuperare energie. Stiamo recuperando, non collaborando, perché abbiamo fatto una fatica incredibile per rientrare. Ora siamo a 5 km dalla vetta. C'è sempre Navarro, una ventina di secondi. Il gruppo di Navarro che fa fatica a rientrare. Perché qui si sta viaggiando. Ma miseria, che ritmo. Ecco che rientra Navarro e compagnia. Attenzione, perché Navarro non ha più la maglia a Pua e quindi la vuole riprendere a tutti i costi. Ora siamo a 1.5 km dallo scollinamento. Proveremo con Sanchez, anche se il Gran Premio di Oscar Tegorì che sta avanti sarebbe molto più remunerativo per quanto riguarda i punti, in quanto qua si guadagnano solo 5 punti. Quindi senza far troppa fatica dobbiamo riuscire a prendere questi punti. Vediamo un attimino di risalire le posizioni. Siamo a ruota di Davide Formolo. Ora proviamo a aumentare un attimino il ritmo, perché davanti si è scattato, ma lascerei andare, perché qui si spreca troppo per 5 punti. Ma se poi veramente arrivassimo sul Gran Premio Oscar Tegorì, ecco che l'ha portato a casa Navarro. Quindi Navarro recupera posizioni per quanto riguarda la classifica della maglia Pua, ma è il prossimo GPM quello decisivo per la maglia Pua, secondo me. Ora Sanchez, gruppo compatto qui davanti, il gruppo di Pinot, siamo in 8. Vediamo quanto è distante Pinot dalla classifica generale. È a 11 minuti e 41, quindi pericoloso ma non pericolosissimo. Io direi di andare velocemente oltre lo sprint intermedio e goderci il primo Gran Premio hors categorie, che dovrebbe essere il Col de la Croix de Fer, penso, che ha una discesa dopo molto tecnica, molto difficile. Qui dietro non ci lasciano andare molto avanti, in quanto è uno meno di 2 minuti il vantaggio. Credo e spero si potrà guadagnare sul Gran Premio categorie, che il gruppo spero faccia in maniera un po' più lenta. Allora, qui c'è lo scatto intermedio che non ci interessa, lo porta a casa Davide Formolo. Ci stiamo avvicinando al Col della Croix de Fer. Ci portiamo a metà salita se non succede nulla di clamoroso. Vediamo, eccoci qua, solo 24,7 km. Al 5,2 di pendenza media. Ma la verità è che le pendenze medie sarebbero più alte se non ci fossero due pezzi dove appunto si scende durante questa salita. Quindi la pendenza media è sì del 5,2%, ma c'è da calcolare che ci sono in mezzo due piccole discesine. Qui Sanchez è già al limite, ragazzi, e infatti si sta staccando insieme a Navarro. Io direi che è il momento invece di aumentare e lasciare qui Navarro. Navarro non ce la fa più, ha preso i 5 punti ma fa fatica, mentre Sanchez ha la possibilità di poter rientrare sul gruppetto qui davanti e di lasciarli Navarro. Certo che gli scalatori qui in fuga sono migliori di Sanchez, quindi sarà veramente dura per Sanchez riportare, prendere qualche punto su questa fase, in questa fase. Però ecco, come vedete, ecco qui siamo in una parte di discesa all'8%, quindi questa parte qui fa parte sempre della salita, e quindi le pendenze medie poi della reale salita sono più alte del 5%. Ecco che si torna a salire piano piano, subito con 10-11% pendenze più aggressive.
Intanto Thibaut Pinot ha perso, il gruppo di Thibaut Pinot ha perso le ruote di Latour, che sta provando ad aumentare a 5 secondi più avanti. Latour, bene. Adesso il gruppo di Pinot invece è andato a riprendere Latour. Qui dietro c'è Rui Costa a 35 secondi, mentre Dani Navarro sta a 45 secondi, abbastanza lontano. Bennett sta perdendo le ruote. Ora è il momento di alimentarsi, perché siamo già al limite e sarà veramente dura per noi riuscire a portare a casa dei punti. Ma finché riusciamo proviamo a stare con i migliori, con questi uomini. Ma come vedete c'è uno sparpaglio incredibile, perché questa è una salita di prima, di hors categorie, quindi veramente tosta. Davide Formolo si stacca, attualmente abbiamo solamente 3 uomini davanti. Momento ancora di falso piano. Stiamo provando a spingere e abbiamo ripreso adesso Kelderman, Wilco Kelderman, che sta andando veramente lento, ma occhio perché non vorrei saltare. Davanti ci sono i migliori due scalatori di questa fuga, Latour e Pinot. Noi potremmo accontentarci della terza posizione rallentando un pochettino l'andatura, perché io credo che non riusciremo a riprendere Latour e Pinot, perché sono veramente più forti. Mentre dietro Valgren sta perdendo del terreno. Io direi di goderci e provare ad aumentare un pochettino l'andatura, cercando di capire se riusciamo a stare a ruota di Kelderman. Sì, sembra che riusciamo ad andare con Kelderman, mentre qui davanti Latour non è tanto avanti, mentre Thibaut Pinot sta facendo la differenza su questa salita. Mentre dietro gli uomini hanno, ha perso terreno Valgren, che oggi deve recuperare le energie. Mentre il gruppo di Fabio Aru, dico sempre di tenere un ritmo minimo. Qui c'è veramente uno sparpaglio incredibile su questa salita, pazzesco. Ora siamo a ruota di Kelderman, stiamo perdendo del terreno sulla Tour e su Pinot, che comunque sono lì avanti, hanno una quarantina di secondi, li vediamo. Mentre qui si è raggiunto qualcun altro, ma si è staccato di nuovo. Mentre Dani Navarro penso stia perdendo parecchio, in quanto è 1 minuto e 32, vuol dire che è a una cinquantina di secondi da noi. Non è male, ecco che è tornato su di noi Formolo, che non molla mai. Formolo non molla mai, stiamo provando, ma attenzione perché stiamo rimanendo qui un attimino con Formula, con Bennett. Forse è il momento di provare un attimino ad aumentare l'andatura per non perdere il terreno su sui battistrada, su Wilco Kelderman, che sta provando a rientrare su Pinot e su Latour. E ce la stiamo facendo anche con Sanchez a rientrare in questo momento, ma stiamo rischiando di scoppiare. Quindi è il momento di metterci un attimino a ruota. Eccoci qui a ruota di Latour, di Pinot, di Kelderman, che stanno facendo fatica, perché comunque siamo lontanissimi dal traguardo. È dura anche per loro arrivare in fondo. Sarà molto dura, ma stiamo arrivando a una parte in cui ci sarà di nuovo una leggera discesa, in cui possiamo recuperare un po' di energie. Adesso siamo a ruota di Latour, c'è qui anche Pinot, stanno andando al 50% anche loro, quindi stanno andando di conserva, abbastanza di conserva. Mentre dietro il gruppo non ci sta lasciando andare troppo avanti. Ora aumenta l'andatura di nuovo Latour, 24 km incredibili di salita, è veramente dura. Latour ora sta provando ad aumentare un po' l'andatura qui, visto che siamo all'1 e l'1-2-3% al massimo di pendenza, quindi qui pendenze un po' più dolci, ma si sta spingendo troppo per i miei gusti. Infatti siamo in crisi nera. Siamo in crisi nera già adesso con Sanchez. Dobbiamo rallentare per forza l'andatura. È dura ragazzi. Infatti anche Kelderman è in crisi, pure lui è in crisi. Adesso dobbiamo andare per forza a questa andatura di conserva, perché dobbiamo recuperare un po' di energie. Mentre davanti stanno spingendo i due migliori scalatori di questa fuga. Dai, cerchiamo di arrivare con Kelderman e magari davanti a Formolo. Mentre Navarro sta per essere ripreso, penso, dal gruppo. Si stacca Lutsenko, eroico ieri, non ha più energie, e si stacca giustamente. Mentre la maglia gialla è 1 minuto e 30, incredibile, perché sono veramente vicini. Noi stiamo facendo una fatica immonda su questo GPM. Siamo a più di 5 km ancora dallo scalinamento. Io direi di portare un attimino avanti velocemente, cercare di capire come va. Intanto Johannes Soi, altro uomo che è sempre in fuga, cerchiamo di seguire le sue ruote. Siamo a 5 km dalla vetta. Siamo a... No ragazzi, ci viene a prendere addirittura il gruppo di Aru. Sta venendo a prenderci il gruppo della maglia gialla. È dura. Abbiamo una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo maglia gialla, che è qui. Cerchiamo di portare a casa qualche punto con Sanchez, anche se sarà dura. Madonna, eccoli qua. Il gruppo è arrivato, il gruppo maglia gialla. Malissimo. Eh beh, è stata dura ragazzi. È stata dura, e direi di portare avanti allora, perché qui non si riesce a fare grandi punti con Sanchez, che sta davanti nel gruppo maglia gialla, ma non farà punti e non glieli farei fare, in quanto è veramente al limite. Vediamo un attimo quanti punti ci sono in palio. 14 punti. Potremmo provarci però, dai. Proviamo a portare a casa almeno 14 punti. Dai, proviamo a aumentare l'andatura e cercare di portare a casa questi punti. Se dietro ce li fanno portare a casa, perché siamo davvero al limite,
e non possiamo quasi scattare. Ecco Johannes e Tim Bellens che scattano, non riusciamo a stargli dietro. C'è Bennett che prova a ripartire, ora dai, porta a casa qualche punto. Riusciamo a portare a casa pochissimi punti, 6 punti, ma ci accontentiamo e andiamo avanti, forza. E ora ci buttiamo giù a tutta in questa discesa, discesa abbastanza tecnica e abbastanza rapida, ma portiamoci, se non succede nulla. Intanto davanti c'è ancora Pino solitario, ma a 1.50 il gruppo maglia gialla, siamo abbastanza vicini, quindi c'è poco da fare, siamo vicini. Il gruppo marca stretto la fuga e oggi si vuole arrivare con gli uomini di classifica. Quindi Fabietto Aru, preparati, perché oggi fuoco e fiamme qui avanti. Fuoco e fiamme qui avanti, assolutamente. Siamo a 50 secondi al gruppo Pinot, stiamo rientrando in discesa, in questa discesa tecnica. Ora ci sarà la zona dei rifornimenti, speriamo che Sanchez... Vabbè, intanto diciamo agli altri, tipo Cataldo, di recuperare, anche a Luzenko di recuperare assolutamente. Vediamo qui davanti come siamo messi. Qui davanti si sta abbastanza bene, se non Sanchez, che è un po' più stanco degli altri. Ma direi di portarci avanti, siamo a 40 secondi sul gruppo di Pinot, Latour e Kelderman, che sono rimasti solo loro tre là davanti. Stiamo arrivando alla zona dello sprint intermedio. Sempre li marchiamo, 30 secondi ragazzi, la fuga non ha speranze oggi. Dobbiamo lavorare in prima persona probabilmente con Fabio Aru. Ora vediamo di superare questa zona dei rifornimenti, stiamo riprendendo la fuga che ha 20 secondi di vantaggio. Ecco che stiamo rientrando, c'è solo Pino e Latour, hanno resistito lì davanti ma stiamo andando a riprenderli, hanno una trentina di secondi, stanno facendo fatica. Riprendiamo ora Latour, rimane semplicemente Tibo Pino davanti che ora viene ripreso. Siamo arrivati al Col du Telegraph, 11,7 km al 7,2% di pendenza media. Allora cerchiamo di capire cosa succede per quanto riguarda il gruppo maglia gialla, che adesso è il gruppo compatto. Sono soltanto 84 le unità di questo gruppo. Fabio Aru che la nostra ruota deve recuperare. Io direi di tenere un ritmo minimo e di portare e di rimanere sempre con Luis Leon Sanchez qui davanti, che vedremo se si riuscirà a scollinare qui davanti. Proveremo a prendere qualche punto, sempre che non attacchi qualcuno. Adesso stiamo cercando di mantenere, anzi prendiamo il controllo proprio noi di Luis Leon Sanchez. Stiamo cercando di mantenere un'andatura tranquilla con qui di fianco Mikel Landa, uomo del Team Sky. Vedremo se qualcuno proverà ad attaccare in questo momento, ma intanto dietro Dombrovskis si è staccato. Cataldo, Luzenko sono già crollati oltre 9 minuti. Qui si è 86 uomini, quindi i migliori. Vediamo se si scremerà questo gruppo subito adesso in questo Gran Premio di prima categoria o se la battaglia vera sarà nel successivo Gran Premio Or Categorie. Bisogna mantenere e tenere delle buone energie attualmente, bisogna attualmente preservare delle energie. Noi stiamo qui dietro Mikel Landa e stiamo andando a un'andatura abbastanza tranquilla con Sanchez. Speriamo di arrivare con questo gruppettino intorno agli ultimi chilometri senza che nessuno attacchi, ma adesso siamo ancora in tanti. Aspettavo già qui degli attacchi, ma va bene così. Va bene così, ora proviamo a portarci un pochettino più avanti. L'andatura della stana è molto tranquilla, stiamo controllando il tutto. Vediamo, perché comunque tra un po' arriva la parte più brutta di questa salita. L'andatura della stana va bene a tutti, siamo stanchi, siamo nella terza settimana del Tour de France. Siamo arrivati sulle Alpi, tappa regina, e vediamo se sarà promettente non solo dal punto di vista altimetrico ma anche dal punto di vista emotivo con delle azioni di qualcuno. Noi con Fabio Aru stiamo bene, ma non possiamo rischiare così lontano perché non vorrei crollare lontani dal traguardo. Sarà sul prossimo GPM Or Categorie che proveremo. Ora vediamo quanto manca. Sono sempre 55 km dal traguardo, siamo ai 5 km dall'arrivo di questo GPM di prima categoria. E con Sanchez speriamo di riuscire a scollinare per primi. Io direi di portarci meno 2 e vedere come la gestiscono. Ecco che qua qualcuno sta provando ad aumentare adesso. No, è ancora abbastanza tranquilla l'andatura. E noi con Sanchez, Cernecki, Kangert stiamo facendo una buona andatura. C'è anche Lopez in questo gruppo, c'è sempre Luzenko, Jakob Fuglsang, e c'è anche il nostro cavaliere dei quattro mori, che eccolo qui, che spunta sempre dietro gli uomini della stana, che stanno facendo un'andatura consona e comoda a quelle che sono le possibilità di Sanchez per portare a casa dei punti nella maglia Pua, ma soprattutto del cavaliere dei quattro mori. Ecco Lopez, c'è proprio tutta la stana in blocco qui davanti, come vedete, che fa l'andatura. Vedo Vincenzo Nibali lì dietro. Cataldo sta addirittura recuperando del terreno, per farvi capire quanto l'andatura è molto 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 tranquilla. Sanchez era molto più in crisi sul precedente Gran Premio di Or Categorie della Croix de Fer rispetto a questa. Quanto prima c'era l'attacco della fuga, l'attacco di Pinot è stato un attacco a 100 all'ora. Adesso invece si sta andando molto di conserva. Mi aspettavo già degli attacchi qui, ma probabilmente
proprio non riescono a fare organizzare azioni di squadra, però mi aspettavo di più dal team Sky. Oppure proprio sono un po' tutti affaticati e tutti temono di saltare, quindi un attacco da lontano è difficile da pronosticare quest'oggi, perché siamo tutti con le energie al limite. Ora siamo a 1.6 km dallo scollinamento con un grandissimo Luis Leon Sanchez che vuole fare punti per la maglia Pua. Intanto sta provando Team Wellness, vuole portare a casa qualche punto. Ecco Navarro che prova ad attaccare, sarà il momento di seguire Mentes, Navarro. Ci provano gli uomini per portare a casa dei punti per la maglia Pua. Io direi di attaccare e dietro, no, gli uomini di classifica non si stanno muovendo attualmente. Ecco Navarro, è il momento di alimentarsi con Sanchez, con Wellens che sta provando a scattare. È il momento di lasciare qui Navarro se riusciamo, ma occhio perché non abbiamo tanta possibilità di scattare ancora. L'andatura di Sanchez non è male, ma non abbiamo grandi scatti ancora a disposizione. Team Wellens è davanti, ma Sanchez scollina secondo e porta a casa 8 punti. Con Aru andare a fare questi GPM non servirebbe, perché sarebbe un grande spreco. Ora si sta provando a proseguire, vediamo un attimo come va a finire qui, perché l'andatura di questi uomini, Mentes, Bennett, Johannes, Navarro e davanti Team Wellens, che ha già vinto una tappa, ricordo, è una buona andatura, quindi occhio perché non vorrei, forse è il momento, bisogna seguire con Sanchez, perché questo è un contrattacco di quelli veri, di uomini non troppo di classifica, anche se Mentes ha una decina di minuti da recuperare per quanto riguarda la classifica della maglia bianca, però quindi attualmente non è molto pericoloso. Dietro non sta succedendo granché, perché succederà la bagarre, quella vera, sarà qui dietro, intanto sarà qui sull'ultimo Gran Premio, or categorie. Intanto qui si sta per attaccare l'ultima salita or categorie con un minuto di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Ecco l'attacco della salita, il Col du Galibier, 17.9 km al 6.9% di pendenza media, con alcuni tratti veramente duri. È una salita or categorie, lunga, difficile. Sarà dura soprattutto per questi uomini, anche solamente pensare di arrivare davanti per prendere dei punti or categorie, perché da dietro si rientrerà. Però adesso noi ci proviamo, stiamo a ruota di Navarro, vediamo come andiamo. Allora, io qui dietro dico di andare lenti, di tenere un ritmo minimo, perfetto. Mentre qua dietro stiamo a ruota di Navarro. Ok, occhio dietro perché io volevo fare una grande azione con la Stana, ma occhio perché adesso qui davanti è la parte più cruciale di questa tappa, è qui davanti adesso, il momento più difficile. Mentre 15 uomini si sono staccati qua dietro, Dario Cataldo sta perdendo del terreno, che vuol dire che l'andatura qui dietro è abbastanza alta. Si sta alzando l'andatura, siamo sempre a un minuto di vantaggio, è Bennett che fa l'andatura. Io qui non vorrei collaborare più di tanto, uno perché non voglio scoppiare e due perché è il momento, uno di alimentarsi e poi perché vorrei capire cosa succede dietro. Dietro ci sono solo 65 uomini, quindi tra un po' si rimarrà con il solo gruppo dei migliori. Intanto ci alimentiamo con Luis Leon Sanchez, recuperiamo le energie. Perfetto, siamo a ruota di Navarro, avversario numero 1 per la maglia Pua. Io penso che si possa scollinare con gli uomini di classifica, perché oggi è tappa per gli uomini di classifica, che sono una cinquantina di secondi di distacco. E le pendenze qui sono relativamente tranquille, 2-3% di pendenza. Tra un po' si inizierà a salire veramente, quindi questo è un momento buono per provare a aumentare qui in fuga, per cercare di tenere un buon vantaggio. Infatti siamo sopra il minuto. Ora chiede un cambio Navarro, glielo diamo con Sanchez, malvolentieri ma glielo diamo. Stiamo andando comunque abbastanza tranquilli, ora ci danno un cambio. Johannes, Wellens, Bennett, Mentes, Navarro. Siamo a ruota di Mentes attualmente, 1.17, stiamo guadagnando bene, ma occhio perché da dietro, da un momento all'altro, soprattutto adesso dove le pendenze cominciano a essere maggiori, 8.7% di pendenza media, 1.19 il vantaggio sul gruppo maglia gialla. Ci stiamo provando, assolutamente ci stiamo provando, non sarà facile, 40 km all'arrivo, negli ultimi 28 però sono di discesa, questi 12 sono di salita, occhio. Coraggio, c'è un italiano che fa il tifo probabilmente per Fabietto Aru, che ha la maglia gialla, vi ricordo, con oltre 2 minuti di vantaggio sui diretti inseguitori come Nibali, come Contador, come Quintana, come Port, come Froome. Sono tutti sopra 2 minuti, 2-3 minuti. Mentes è a 32 minuti dalla maglia gialla, quindi molto molto distante. Quanto 45 secondi, dietro si sta recuperando parecchio. Sarà dura per questi uomini andare fino in fondo.
40 secondi di vantaggio. Si sta spingendo adesso tanto qui davanti, sarà dura. Mentis dovrebbe essere il miglior scalatore di questo gruppo. Occhio perché Bennett sta aumentando l'andatura. Questa è un'andatura che potrebbe mettere in crisi alcuni dei contrattaccanti. Ma il gruppo, come vedete, non è tanto distante. Ci sta marcando stretti, sono a 40 secondi sempre. Occhio perché non vorrei vivere due corse in una. Preferirei che ci venissero quasi a riprendere per provare a fare la differenza con Fabio Aru, perché Fabio Aru negli ultimi 5 km potrebbe provare un'azione. Se avrà le gambe, chiaramente, se avrà più gambe degli altri. A short shelf which the riders should try to make the most of before beginning the final section of the. Ecco, qui stiamo arrivando in una zona più pianeggiante, dice, della salita, dove poi bisogna riuscire a respirare in questa zona per poi dare l'assalto nella parte finale per provare a fare la differenza. Però qui siamo già in crisi con Luis Leon Sanchez e siamo costretti a diminuire di botto l'andatura per non andare in crisi. The breakaway is being reeled in. Ecco anche Navarro che va in crisi. Siamo veramente al limite con le energie. Anche Navarro intanto mi dice che è impossibile scaricare la versione aggiornata del Tour de France. Ottimo, bene, vanno benissimo. Comunque è arrivato ora il gruppo, ci ha ripresi, mentre davanti ci stanno provando ancora, ma li vediamo, sono proprio lì vicini. Navarro rimane qui vicino. Navarro e Sanchez hanno più o meno le stesse energie, quindi fanno una fatica, fanno molto più fatica di altri, senza contare che hanno attaccato da inizio tappa. Ora è arrivato Jakob Fuglsang, che non vorrei essere qui avanti. Adesso io direi di prendere il controllo proprio dello stesso Jakob Fuglsang e di dire alla Astana di gestire il vantaggio. Mentre Sanchez deve prendere, può anche prendere tutto il gel adesso, mentre Cernecchi, Lopez e Kangert possono prendere il gel blu. Ok, perfetto. Intanto c'è qui Moreno, gregario di Quintana, non vedo... Potrebbero Soler, stanno aumentando ora l'andatura. Si è portato in avanti probabilmente per fare un'azione per Nairo Quintana. C'è Siuzu per Nibali. C'è Valverde, anche per Alejandro Valverde chiaramente, che io non conto più perché nel Tour Reale si è ritirato. Ma qui c'è anche Alejandro Valverde, occhio, anche se adesso arrivano le pendenze difficili. Se si scollinasse insieme a Valverde e Nibali in discesa potrebbero anche andare forte. Però dubito che non si staccherà qui davanti. Intanto ecco gli uomini di classifica, c'è lì Fabio Aru, c'è qui Vincenzo Nibali con la maglia verde, c'è qui Quintana sulla nostra destra col numero 21. Occhio. Io direi che ai meno 5, se non attacca nessuno, proveremo noi a fare selezione con l'Astana. Però vedo Froome in posizione di sparo. Occhio a Chris Froome. Chris Froome e Nibali sono gli avversari diretti più vicini in classifica generale, ma c'è ancora Van Avermaet. L'andatura è molto tranquilla perché c'è ancora Van Avermaet e si sta perdendo parecchio là davanti. Quindi l'andatura, questa è un'andatura che non fa male a nessuno. Noi potremmo anche tenere questa andatura fino in fondo, perché in effetti non abbiamo la necessità di guadagnare del terreno, perché col vantaggio che abbiamo attuale può bastare. Tutti hanno paura del fatto che se si scollinasse... Poi ci sono quei 28 km di discesa in cui si potrebbe rientrare. Però se si fa la reale differenza in questi... In questo, ecco che... Qua vedo che... Occhio, occhio. Occhio a parlare troppo perché qui vedo che si sta aumentando un po' l'andatura adesso. Adesso si sta aumentando l'andatura. Ci sono gli uomini della Movistar che fanno l'andatura sulla destra. C'è il treno della Astana al centro, mentre a sinistra c'è l'Anda per il Team Sky. Si sta aumentando adesso l'andatura. Siamo a 2 minuti comunque di ritardo, quindi una scalata abbastanza lenta di questo Galibier. Pensavo più scintille in questa tappa. Però occhio perché adesso arriva il momento duro. Siamo a ruota sempre di Sanchez. Ma c'è ancora Cernecchi finché c'è lui. Non credo che questa sia una grande salita. Vi ricordo che Sanchez... Cioè non credo che sia una grande andatura, perché anche Sanchez dovrebbe staccarsi, che è al limite. Invece sta ancora qui. Si respira bene. Ecco che vedo il cartello degli ultimi 5 km. Forse è il momento di cominciare ad aumentare l'andatura. Potremmo provarci. Io direi che è il momento di aumentare l'andatura. Quindi adesso si imposterà un ritmo. Allora prendiamo il controllo di Fabio Aru, che è dietro comunque. Dobbiamo... Io aspetterei. Allora aspetterei e mi riporterei un attimino avanti, perché Fabio Aru è abbastanza indietro. Fabio Aru che pedala bene. Mi porterei un attimino più a ruota dei nostri compagni e dopo cercherei... Ecco che siamo a ruota di Fuglsang. E ora cercherei un aumento improvviso dell'andatura da parte della Astana. Eccoci qua.
adesso è il momento di provare a aumentare l'andatura. Quindi è proprio la Stania in prima persona, anche se è la maglia che prova ad aumentare l'andatura. Momento concitato, vorrei impedire degli scatti a Chris Froome, quindi provo ad aumentare l'andatura, facendo sprecare i nostri compagni. Quindi azione di squadra da parte della Stana. Il vantaggio si sta riducendo, siamo a 1:30 dalla vetta, perché adesso l'azione della Stana è parecchio potente. Ecco che siamo a ruota di Chris Froome con Fabietto Aru. Ora si sta spingendo davvero tanto, vediamo chi resiste. Luis Leon Sanchez sta dando fondo alle ultime forze, mentre Landa sta con Froome. Si sta dando forte, un minuto dai primi uomini al comando. Si sta veramente viaggiando a tutta adesso con Jakob Fuglsang, Fabio Aru. Ma davanti ancora qualche uomo della Stana che sta spingendo. Froome sembra tenere bene. Froome ha una grande gamba. Non vorrei che stiamo facendo un favore a Froome facendo questa andatura, ma... purtroppo io voglio rischiare oggi. Voglio rischiare perché vorrei dare spettacolo. Voglio dare spettacolo. Ecco Cernecki che sta attaccando con Kangert. Ultime forze. E poi proveremo ad attaccare. C'è anche Lopez che sgambetta bene. Fabio Aru, c'è ancora l'azione della Stana. Attenzione perché la Stana, Lopez pedala ancora bene. Questa è una grande azione della Stana, ma si potrebbe provare ad attaccare. Ora si stacca Cernecki finché ha finito il lavoro. No, rimane ancora lì, incredibile. L'attacco della Stana è incredibile. Adesso potremo provare l'azione con Fabio Aru, perché vedo Froome in rampa di lancio. Sono almeno 1.5, è il momento di provare un'azione col cavaliere dei quattro mori, che però non ha grande gamba, no. Ecco che il bug del tasto, incredibile, il bug del tasto sul momento, nel momento sbagliato. Io direi invece allora adesso di rallentare il ritmo, perché Fabio Aru sta rientrando sui primi. Ma pensa a te, stavo attaccando e mi hanno fregato. Adesso rallentiamo il ritmo perché vorrei attaccare adesso e provare a... Siamo ai 0-7, vediamo un attimino se riusciamo a prendere qualche punto. Ora Fabio Aru si alza sui pedali. Incredibile Fabio Aru che prova un attacco. Prova un attacco Fabio Aru, vediamo se qualcuno lo segue. Fabio Aru ha una grandissima gamba, sicuramente andrà a scollinare per primo su questo GPM. Siamo ai 0-4, ora le pendenze sono dure, ma Fabio Aru ha una grande gamba. Ora sta attaccando con Nibali che sta provando a seguire. Io direi un attimino di guardare la situazione dietro. Jakob Fuglsang, Kangert, Lopez e Cernecki sono rimasti col gruppo di Nibali. Ora direi assolutamente di stare a ruota questo gruppo, mentre Nairo Quintana in solitaria sta provando a rientrare su Fabio Aru, che ha una grandissima gamba e ha fatto un grandissimo attacco con questo grandissimo Fabio Aru. È il momento di alimentarsi ora. È il momento di alimentarsi e poi andare a tutta giù in discesa, perché Fabio Aru ha guadagnato abbastanza. Volevo fare un attacco prima, ma purtroppo è successo che, come al solito, al momento dell'attacco il tasto ci ha lasciati per strada. E quindi volevo guadagnare più secondi, ma non ce l'abbiamo fatta. Ma adesso Fabio Aru ha un tot di vantaggio sul gruppo di Nibali e su Quintana. Un Quintana solitario che in salita è riuscito a fare un po' di differenza, ma non una grandissima differenza. Devo dire che oggi mi aspettavo molta più battaglia da parte degli uomini di classifica, che probabilmente avevano paura di questa discesa che bisogna fare assolutamente a tutta, perché Fabio Aru ha un buon vantaggio di una ventina di secondi e dietro io ho detto di stare a ruota tutti, quindi ce la possiamo fare in qualche modo. Occhio, perché ora Fabio Aru sta provando a spingere in questa discesa. Sono 23 km al traguardo. Ha una ventina di secondi di vantaggio Fabio Aru sul gruppo di prima su Quintana e poi Nibali. Nibali potrebbe con la sua abilità andare a riprendere quantomeno Quintana e poi provare a riprendere anche noi. Ma questa è una discesa in cui che Fabio Aru sta facendo a tutta, pedalando senza stare, cioè non stiamo neanche in posizione aerodinamica, ma spingiamo a tutta. Ora un attimino di posizione aerodinamica per recuperare un pochettino di energie, ma le energie non ci mancano, perché Fabio Aru ha ancora grandi energie e ha un buon vantaggio sul gruppo inseguitori, perché sta provando ad aumentare il vantaggio. Fabio Aru, grandissimo attacco di Fabio Aru sul... non ne ha nessuno come Fabio Aru in salita, in quanto Fabio Aru quando scatta è difficile stare dietro, uno scatto secco, è come ha fatto alla planche de Belfield nel tour reale. Quando scatta nessuno prova nemmeno a seguirlo. Quindi occhio alle curve. L'andatura che ha fatto Fabio Aru, la Stana è stata grandiosa, e Fabio Aru quando è scattato tutti erano alle corde in quel momento. Mi aspettavo più battaglia da Christopher Froome, che probabilmente non era in grandissima giornata. Il vantaggio sta aumentando, mentre Nibali sta rientrando piano piano sul gruppo, su Quintana che è solitario. Occhio perché oggi la Stana può fare una grandissima azione, perché tutti gli uomini che sono rimasti col gruppo di Nibali, che sono 23 persone, quindi un gruppo molto molto ampio, perché io pensavo di scollinare davvero con i soli uomini di classifica, invece in 23 ci sono anche dei gregari come il nostro Cernecki, come Luis Leon Sanchez. Occhio perché potrebbero piazzarsi molto bene gli altri uomini della Stana, nel caso noi riuscissimo a vincere chiaramente. Loro potrebbero piazzarsi bene per rubare gli abbuoni ai nostri compagni, ai nostri avversari, perché stando a ruota stanno recuperando delle energie, mentre Nibali, Quintana in prima persona stanno facendo fatica.
Ecco che ora stiamo producendo il massimo sforzo. Abbiamo 46 secondi di vantaggio su Quintana. Un grandissimo Fabio Aru. 13 km di discesa, ma adesso la discesa è un po' meno ripida. Ma Fabio Aru ha ancora un po' di energia. È momento di prendere sempre il gel. Fabio Aru ha una quarantina di secondi di vantaggio. Grandissima azione di Fabio Aru nella tappa regina. Dopo aver vinto la tappa regina, la numero 9 prova a vincere anche questa, che è l'altra tappa regina di questo Tour de France. Con il Galibier, con la Col de Croix de Fer, con le salite mitiche del Tour de France. Adesso si sta provando ad andare a cannone Fabio Aru, che sta facendo una grandissima discesa. Stiamo arrivando ai meno 10 dal traguardo. Il gruppo di Nibali, che ha ripreso Quintana, è a 40 secondi. Quindi non stiamo né guadagnando né perdendo. Attenzione, perché Tanel Kangert è caduto. Tanel Kangert è caduto. Attenzione, è caduto nella discesa. Ma noi attualmente di Kangert non ce ne frega. Anzi, gli diciamo di perseverare senza crollare, di non far fatica. Mentre qui stiamo sempre a ruota con Fulsan, con Lopez, con Cernecchi. Quindi grandissima d'Astana, che proveranno poi a piazzarsi in volata alle spalle di Fabio Aru. Ora gli abbiamo detto a Kangert di recuperare energie. Non ce ne frega di Tanel Kangert, che ha fatto un grandissimo lavoro prima, quando ha fatto l'andatura in salita sul Galibier, per provare a fare la differenza. E ora Fabio Aru è riuscito a farla. È a 37 secondi. Stanno rientrando. Occhio che stanno rientrando da dietro. Ma Fabio Aru può aumentare un pochettino l'andatura. Ok, proviamo ad aumentare l'andatura. 35 secondi. Abbiamo 7 km.1. La grande fatica di Fabio Aru, che sta provando a resistere al gruppo. Ma non ho dato tutto. Non ho dato tutto. Mi sono alimentato bene in questa discesa. Mi sono ricordato di alimentarmi, che è sempre importante per non arrivare in fondo con l'energia all'omicino. Infatti il vantaggio scende, ma non scende troppo. E noi abbiamo sempre un'ultima sparata da fare, che potrebbe permetterci di non perdere. Attenzione, 38 secondi di vantaggio. Fabio Aru è in solitaria, da solo, e ci sta provando. La grande impresa di Fabio Aru in discesa. Grandissimo Fabio Aru, che non molla mai, non molla nulla. Siamo per finire le energie, ma Fabio Aru potrebbe farcela. 3.8 km. Attenzione, perché mi sa che siamo costretti a rallentare un pochino. Attenzione, perché da dietro potrebbero rientrare. È veramente dura. 3 km, Fabio Aru ha provato un grande attacco e tutti avevano paura di attaccare per essere ripresi in discesa, soprattutto in questa fase finale, dove la discesa è molto meno tecnica e molto meno ripida. 35 secondi di vantaggio, ma abbiamo pochissime energie. Attenzione, dobbiamo rallentare. Questa è la natura che possiamo tenere, non di più. Dietro hanno 30 secondi, stanno arrivando a riprenderci. Attenzione, perché siamo veramente al limite. Siamo all'ultimo chilometro con 27 secondi di vantaggio. Non abbiamo, come sapete, c'è il bug pure sui festeggiamenti. Questo gioco è pieno di bug e non riesco a festeggiare. Ma l'obiettivo attualmente non è festeggiare, ma è vincere. Abbiamo 10 secondi di vantaggio, che sono pochi, ma siamo almeno 300 metri. Stiamo arrivando, attenzione, Fabio Aru, che crolla sul traguardo, ma riesce a vincere la tappa. Incredibile, vince la tappa davanti, ma con pochissimi secondi, perché non ne aveva più Fabio Aru l'ultimo chilometro. Non ne aveva più, sono arrivati tutti dietro. Noi abbiamo fatto grande fatica per guadagnare pochi secondi, ma pochi secondi, ma soprattutto la tappa vinta, la tappa regina, un'altra tappa, la quarta tappa vinta da Fabio Aru, che eguaglia Vincenzo Nibali. Nel 2014 aveva vinto 4 tappe, oggi Fabio Aru vince la quarta, e domani, chissà, potrebbe vincere la quinta. Grandissimo Fabio Aru, che ha sprecato tanto in questa discesa, che ha avuto 40, 50, un minuto di vantaggio, ma poi è stato costretto a rallentare l'andatura. È arrivato senza energie sul traguardo, ma è riuscito ad anticipare il gruppo di pochissimi secondi. Grandissimo Fabio Aru. Ed eccolo qui, il cavaliere dei quattro mori, che vince la tappa e viene premiato. Ancora una volta, sesta tappa vinta dall'Astana, la quarta vinta da un immenso Fabio Aru, che ha fatto un'azione davvero, davvero eroica e difficile da replicare. Eccolo qui che viene premiato sia per la maglia gialla sia per la maglia verde, e ovviamente anche per la maglia Apua. Grandissimo Fabio Aru, mentre Lopez è riuscito a portare a casa la maglia bianca. Vediamo chi si è piazzato in volata dietro nel gruppo, se sono riusciti a piazzarsi gli altri uomini della Astana o se invece a piazzarsi sono stati gli uomini di classifica. Allora, mi sembra di vedere Mollema, Valverde, ok, a 6 secondi ragazzi, a 6 secondi, li abbiamo preceduti di 6 secondi, grandissimi. Mentre gli uomini della Astana sono arrivati sempre insieme, Cernecchi, Fulsang, ma sempre a 6 secondi, un grande gruppo erano, eh. Come si chiamano? Froome, Nibali, non sono riusciti a prendere a buoni. E quindi Fabio Aru ha guadagnato qualcosa e si trova 2.37 ora su Nibali, 2.46 su Froome, oltre 3 minuti sugli altri. Fulsang rimane ottavo, mentre per le altre classifiche Fabio Aru ha un grande vantaggio ora su per la maglia Pua, ha un grande vantaggio anche per la maglia la maglia verde, grandissimo il vantaggio di Lopez per la maglia bianca.
classifica squadre assolutamente Astana padrona, e anche per quanto riguarda le fughe. Quindi una grandissima tappa, incredibile ancora una volta da parte dell'Astana, e domani si arriva sull'Isoard, si arriva in salita, e domani Aru ci proverà ancora. Se Aru non avrà grande condizione, potremo gestire il vantaggio magari e provarci chissà con un altro uomo come Fuglsang per esempio, che si è sacrificato molto ma che meriterebbe una tappa. Ci proveremo, vedremo se saremo all'altezza. Mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, metti mi piace e assolutamente non farti raccontare questo finale entusiasmante di Tour de France. A domani, ore 13, non fartelo raccontare. Un saluto, ciao!